matter. You might think it's too random, but I'm still alive and kicking, 300,000 volts. Extremely low frequency. One specific frequency. Don't try this yourself. It's extremely dangerous. Nulla è più importante che iniziare la giornata con la musica giusta. Clicca sul banner per ascoltare Il caffè del buongiorno. La playlist è offerta da Trenitalia. La musica sta cambiando. Che ne dici di questo? Prossimo. Ok, ok. E questo? Vai avanti. Sì! Questo mi piace un sacco. Ehi! Dai! Dai, scegli un pezzo! Con Spotify Premium puoi saltare tutti i brani che vuoi in qualsiasi momento, anche dal cellulare. Adesso non montarti la testa. Provalo subito! Thank you.
Ok, sto per cominciare. Il secondo che finisce la canzone si comincia. Siamo a musica, se non mi sentite. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, scusate il ritardo, ma ho avuto dei problemi lavorativi. Buonasera, buonasera Nemo, ciao Nemo, ti vedo, nascosto ma ti vedo, mi devo smutare assolutamente, quindi, ok, sono smutato su Discord per chiunque voglia farmi compagnia su Discord. Michael, bello de zio, com'è? Tappo, tappo, allora, c'ho avuto un problema con di lavoro, ma che mannaggia, mi ha fatto innervosire una cifra. Come stai, Michael? Guarda, chi se ne frega? Guarda, fa niente, mettiamo Rocket Rick. Sì, Rocket Rick. Wildlands. Ok, ho impostato e ho deciso. Il gioco oggi è Wildlands. Ho provato Tekken sia in linea che FPS vanno bene. Grande, Michael. Ciao, Doc. Oh, sono contento. Sono contento. Absolutely contact. Esiste come parola in inglese? Allora, io direi che, visto che ho cominciato un po' tardi, di iniziare a partire. Ho fatto il sondaggio e da quel che ho visto... Oh, Dante, ma salve. Tappo Barbone, come è finita? Che troppi giochi da selezionare, non avevo idea di cosa cominciare a fare. Ho detto, va bene, faccio uno per ora per conto mio. Aspettate un attimo che... Ok, molto meglio così. Dicevo, no, non sapevo cosa scegliere. Nier Automata mi ci vuole un po' di tempo per scaricarlo, quindi non avevo il tempo necessario, fino alle 17 era un casino. Quindi Ghost Recon oggi, Ghost Recon che è la giusta alternativa, è valida alternativa a Rainbow Six, almeno a me diverte molto di più, quindi sono più che felice. Quindi lo faccio intanto partire mentre attendiamo. Te l'ho detto, i miei game più semplici e divertenti. No, ma i tuoi giochi sono ottimi, devo scegliere io, devo guardarmeli uno alla volta e capire, anche perché... Un gioco bene o male deve divertire anche poi in live. Stasera ti scarichi quello. Esatto, per ora, infatti ringrazio Dante che mi ha offerto la sua libreria Steam per poter giocare a Nier Automata, che visto che lo volevate che in live ve lo porterò a breve, perché mi serve un gioco del pomeriggio, un casino senza più PUBG, mi serve un casino. Ah, quindi Wildlands tutto il tempo, non lo so, perché per ora io comincerei con Wildlands, poi vediamo come va la serata, se vediamo che Wildlands non mi fa impazzire, tanto io mi metto anche la musica che Wildlands ci può stare, per ora. E poi, vediamo, magari posso anche passare a Tekken, non è detto. Dante numero 1. C'è sempre My Little Pony disponibile, se vuoi. My Little Pony lo lascio per ora. Allora, quindi oggi Wildlands. Ciao Doc. Mi direi di fare un cambio di scena e poi partiamo con Ghost Recon. Così mi leggo. Guarda, se facessero veramente Wild il My Little Pony come gioco trash lo porterei, lo sai. Ah, volendo, vediamo, se siete un bel po' di gente più tardi potrei portarvi un giochino bonus, però dipende. Passiamo Wildlands che so già che mi ucciderà le orecchie.
Quanto tempo? Ci sono degli aggiornamenti? Aggiornamento 9? No, devo aprire internet, non frega niente. Io direi di iniziare a fare un po' di PvP, poi vediamo, perché c'è da sbloccare le armi, e le armi le sblocchi facendo la campagna, pensa che stupida cosa. No, però la musica mi sa che me la devo abbassare, se no non sento io il gioco, quindi non è un gioco da musica. Via, yeah, abbassato così. Mettiamo direttamente in pausa. Devo sentire i suoni. Ma è vero, Michael, veramente, anche a me dà parecchio fastidio sta cosa qua, perché... Cioè, insomma, mettiamoci caro. Ghost Recon è Ghost Recon, è bellissimo, per quanto mi riguarda. Allora, aveva un po' di abilità da sbloccare. Un potenziamento solo, ok. Anche più, perché il PvP è pure figo, tra l'altro. Io mi ci sono divertito un sacco su sto PvP. Allora, nel Ranger potremmo... Ah, ok, senso del ghost. Ricevi all'istante la notifica quando viene marcato il nemico invece che 3 secondi dopo. Oh. Marca i nemici che ti marcano. Ah! Per il Ranger potrebbe farci a caso nostro questo qua. Vediamo se c'è gente che ci gioca. 346 persone online. Mi sa che ci tocca buttarci su Rocket League o Tekken. Doc, se vuoi, tieniti pronto che magari ci facciamo un Rocket League dopo. Mi serve il gioco del pomeriggio. Ah, mi serve un gioco del pomeriggio, decisamente. Ah, Doc, se vuoi venire in stanza non è un problema. O stai studiando, magari. Non so quando troverà delle persone. L'hanno già abbandonato. Ok, per il momento è partita, quindi siamo abbastanza fortunati. Rocket League non è male, no, Rocket League è divertentissimo. Per la musica pure ci sta anche abbastanza bene, volendo. Doc, se vuoi, facciamo che faccio una partitina e poi ci spostiamo su Rocket League. Perché so qua è bella che è cominciata. Merda, uomo a terra. Vabbè, senti, non stiamo a tergiversare. Perché tanto... facciamo così. Senza stare... Guarda, Doc, se vuoi ci togliamo il pensiero, perché non so quanto stiamo in live, quindi... Senza perdere ulteriore tempo. Facciamo che cambiamo tutto, cambiamo titolo, cambiamo tutto. E facciamo un bel Rocket League. Per ora lo teniamo anche come gioco del pomeriggio, per ora. Allora, fammi cambiare titolo. Ok, mettiamo Rocket League. I'm a Rocket League. Ok. Sì, possiamo anche tenere la musica, che non mi dispiace. Perfetto. Mi dispiace se ho chiuso il gioco così, però sinceramente... 340 persone ci sono in gioco. Cioè, capite che... Un po' tristina la cosa, un po' triste. Pensavo ci fosse un po' più gente a giocare. C'era più gente all'inizio. Adesso non sto studiando gli appunti, li ho finiti di copia ieri. Mi metterò a fare qualcosa stasera. Chiamo gli amici mio fratello se non trovo. Sì, va bene, va bene. Va bene, va bene. Andiamo di Rocket, va. Anche perché è molto più rilassante Rocket. E poi possiamo giocare insieme al Doc, quindi... Io voglio giocare insieme al Doc. Anzi, guarda, avviso anche Lorenzo, aspetta un attimo. Lore, siamo in live, ti sto per chiedere, se vuoi fare Rocket League, ci faccio Rocket League. Quindi, nel caso, intanto vado su. A dopo. Ok, glielo ho detto.
Ok. Vediamo se si vede. Quindi ti aspetto, Doc. Madonna, non si sente nulla dell'audio. Ok. Dovrebbe andare bene. Ok. Sono sempre dell'idea che portare giochi single player sia un'alternativa, proprio come Nier Automata e Wolfenstein. Guarda, a me piacerebbe portare dei single player. Il problema qual è? Che al momento single player che non ho giocato non li ho ancora. Insomma, anche perché è rischioso portare i single player per me, perché non ho ancora un PC affidabile dal punto di vista. Quindi i single player di adesso rischiano di non girarmi, o comunque li vedrete male. Vabbè, tanto faccio una partita, va? Mentre aspettiamo Doc. No, ho dei giochi single player che vorrei portare, ma molti li ho già finiti. Non pensavo mi sarei mai rimesso a fare il live, quindi li avevo finiti. Però vediamo, mi posso inventare qualcosa. Solo che è stata una cosa un po' bruciapelo fra ieri e oggi, quindi... Oh, quanta laggata qua. Anzi, vi invito che se avete Rocket League potete dirmelo che giochiamo insieme. No, no. Nulla. Bella, 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 gol. Buonasera. Oh, Doc, buonasera. Aspetta che ti alzo un po' la voce che non ti si sente. Ok, adesso facciamo un po' di prove mie, prove audio, prova, 1, 2, 3, mi sentite? Assolutamente. Perfetto. Oh, così sento bene i tuoi... No! Ah, ok, proprio così. Ah, però no. Se ne vogliamo campionarmi subito. Sì, è carina. Sì. Ok, tanto io ho iniziato una partita, Doc, mentre che non sapevo quanto tempo ci mettevo. Sì, l'ho visto, no, ma perché ero un attimo da fare. Ci manca Nemo, ci manca... Kuma, Concrete, però manderemo avanti la nostra bandiera, che non è quella che vuoi mettere tu. No! E anche oggi niente bandiera del Vaticano, esatto. Non è giusto. Addio, aspetta, ti devo passare ancora un pelo. Ah, ok, va bene. Un pelino, bam, così. Vediamo un attimo, perfetto. Vabbè, hanno fatto gol. No, non l'hanno fatto gol, visto? Il potere della fiducia. Potere dell'amicizia e anche dell'amore. Madonna. Ti si sente, Doc? Hai visto? Quanto sta Rocket League? Vediamo un attimo, se volete lo controllo adesso. Vai, grande Doc. Dovrebbe essere sui 15, 19, tipo. So che crew, vediamo un po', giocate. Ecco, 19,99. Su Steam. Su Steam, okay. Poi ci sta la versione, sì, io dico di Steam, poi ci sta l'edizione Game of the Year con robetta varia ed eventuale che sta a 25. Ma che di che stiamo a parlare? E poi non so, nelle chiavi esterne, se 19 Steam sarà una quindicina d'euro, massimo 10 forse, su vari siti, Kinguin eccetera. Intanto che si parla, mentre si sta guardando in diretta il gollasso fatto dallo streamer. Madò. Io tipo oggi mi sono comprato, ho visto che era in offerta al 50% su Steam, il Season Pass. Perché sono tutti fermi? Oddio. Season Pass? Di Borderlands Pre-Sequel. Ah! E a Borderlands a me non mi ha mai fatto impazzire. Ce l'ho tutti e tre. A me ci sono alcune cose, alcuni giochi della serie Borderlands che mi sono piaciuti più di altri. Perché il 2 mi è piaciuto parecchio, anche perché era molto più vario. Il primo si risentiva del fatto che era un'opera prima, secondo me. E il pre-sequel, solo che
l'ho giocato, solo che non sono arrivato al di là del boss finale. Sono arrivato a ridosso del boss finale e l'ho lasciato perdere, perché è stato un gioco che non sono riuscito ad apprezzare perché l'ho giocato da solo. E quando lo giochi da solo lo apprezzi di meno, secondo me. Certo, certo. Ah! Tu sei pronto, Doc? Io sì, io già hai sto. Hai la macchina calda? Oddio, non lo so. Sta lì, parcheggiata. Sta lì, vediamo. Sta lì. Ah, maledetto. Quelli carini, insomma. Ah, aspetta, ok, beh, insomma, i giochi costano tutti sulla ventina, quelli carini. Sì, nel senso che comunque non è che c'è bisogno di spendere per forza 60 euro in gioco per divertirsi. Soprattutto sul PC. E penso che tu al momento col PC che tu mi hai detto più o meno che ti ritrovi, un giochino come Rocket League ti gira, cioè ti gira da Dio, cioè io lo sto giocando a Ultra, farti capire. Quindi ti gira abbastanza bene. Se vai già su giochi un po' più complicati, un po' devi scendere a compromessi, semplicemente. Io ne so qualcosa, fidati. A livello di requisiti ne so veramente qualcosa. Infatti spero a breve di riuscire, a breve non sarà possibile, però a breve comunque. No, l'opportunità di fare l'upgrade del computer. Eh sì, quello per forza di cose dovrò farlo. Iniziano a essere un po' particolari i giochi. Eh sì. Intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Allora salutiamo un po' di gente quando Twitch si decide. Twitch non si vuole decidere. E Twitch fa il cattivone. Beh, Doc con noi, Nemo, Jox24 che ci stai osservando, ti saluto, e Michael che con cui stiamo chiacchierando, e tutti gli altri che già sappiamo. Beh, Tekken come consigliato richiede una 1060, cioè voglio dire, sì, no, ma Tekken infatti è abbastanza ottimizzato, scendi anche lì a compromessi, ma è abbastanza ottimizzato. No, gira abbastanza. Ma hanno di nuovo tolto la cosa lì dell'invita giocatori, di nuovo tornato normale. Ah, guarda, ecco. Continua a cambiare. Oddio, che cavolo hai con... Dallo streaming se veniva resa peggio, guarda. Vero? Sì, sulla live la rendeva molto peggio. Come la rendeva la mia auto? Truzza pesantemente, me la immaginavo molto più LED scritta. No, è bellissima, guarda che bella che è. Sì, questa, tacci loro, l'ho pagata 2 euro st'auto. È la Nissan Skyline. Vedo. Poi c'è quell'orologio a cucù. L'orologio a cucù. Di non mettere la bandiera del Vaticano. No, l'orologio è popolo della live. Meglio l'orologio a cucù o la bandiera del Vaticano? Ma c'è da chiedere? Cioè, si sa. Vaticano, tutta la vita. Cavolo. Ah, avevo letto che maialina si chiamasse. No, è Marina invece. Ok, film YouPorn proprio. Questa qui è una live vietata ai minori di anni. Ah, lascia stare che sono innervosito proprio da questa faccenda qui, perché l'articolo che ho scritto che ho postato su Facebook ha problemi sulla macchina di anteprima, proprio perché ha riferimento a certi siti. Che rabbia una cosa del genere. Ah, ma è una rissa questa. Okay. Sì, sono rimasto malissimo anch'io. Vabbè, andata così. Sì. Dai, nel giro di una settimana riesco a prendere Rocket League, forse Overwatch e Dead by Daylight. Addirittura, Michael, tutta sta roba. Vabbè, l'importante è quando è il PC nuovo. Quando è il PC nuovo devi. Forza. No, cavolo, ho sbagliato. Sto giocando abbastanza male, ma non importa. Non importa. Ma figurati chi te sente, Vim. Eh? Io l'ho capito adesso che era una dissa, figurati. No, era finito il campo. Cacci. Adesso che posso approfittarne, sì, anche il mio
periodo di ricchezza. E no, se hai risparmiato apposta, voglia. Poi non è che hai detto giochi che tengono tantissimo a livello di costo. No, no, anche perché comunque adesso tra Black Friday e qualcosa sicuramente scenderà di prezzo. Io penso che che laggata da un pezzo, già da un anno che in questa occasione qui io per esempio prenderò il Season Pass, quello di Street Fighter 5, tanto per dirne una. Oddio, cosa sta succedendo? Madonna! Niente, abbiamo fatto... Vai! Abbiamo fatto due... il... coso. È successa una roba. Ok, ho il tornado che può salvare la situazione. No, questo è già 2-0. Madonna, ma oggi facciamo schifo ovunque. No. Ecco, il nostro avversario coraggiosamente ha abbandonato la partita. Beh, ha fatto anche abbastanza bene. Sbagliato. Io Doc ci gioco dalla PS4. Ah, ok. Doc dice, cioè Michael dice che gioca da Street Fighter su PS4. Ah, ok. Ma io ci ho provato, no, raga, Street Fighter. Io gioco su PC, solo che il fatto è che il netcode non è ancora dei migliori e come si è visto anche in live, ci sono sempre un'enorme serie di problemi. Perché comunque come gioco è solidissimo. Ma come fa il maestro Schiacci a giocare senza problemi? Maestro Schiacci gioca su PlayStation 4. Ah. Casini su PlayStation 4 siete che ho ottimizzato meglio il gioco. Ah, ok. Lì poi è questione di aprire le porte del router, delle cose un po' così. Levate, dico levate. Beh, Michael, se tu ti compri tutti questi giochi puoi venire a giocare con noi senza farti assolutamente problemi. Voglia. No, maledetti. Madò, guarda qua, è andata lontano. Io. Madò. Quando la palla decide di non volere. Come, raga, come gira Rocket League? Siate sinceri, gira male, vero? Perché lo sto vedendo un po' maluccio. Fammi vedere, perché lo sto vedendo male. Io è meraviglioso perché mi avevano dato il boost. Ma se io tipo adesso faccio una cosa. Opzioni video. Ah, Michael, tu si cammi. No, io guarda. Io in questo momento ho fatto già una partita online che io faccio fondamentalmente. Vediamo se gira, vi gira meglio. Match amichevoli, perché no, a me per di fare caso. Di fare le cose classificate non mi va poco. Di farne, infatti sarò tipo super bronzo a vita conoscendomi, e sto uso fondamentalmente Ken, che sono salito di ranco con Ken, e sto usando anche Vega e gol, signori miei. Ma forse adesso va un po' meglio, forse adesso va un po' meglio, lo vedo decisamente meglio. Beh, insomma, non va a scatti, vabbè, ve lo riguarderò dopo la live. Ah, purtroppo è così, purtroppo l'è così. Vabbè, giochiamo lo stesso. Io avevo messo lo schermo piccolo proprio per questo motivo. Ah, enorme fatica, ma ce la possiamo fare. Au. Se dopo il coso, non credo. Ma Doc, io prima facevo ranked e me la cavo abbastanza, ma da quando Tekken ho abbandonato Street Fighter, uso solo cambi che mi ci trovo bene, sono sempre stato abituato a PC veloci. Sì, ah, sì, quindi su Tekken c'è l'imbarazzo della scelta. Io Tekken lo gioco proprio con più per diletto che per altro. No, mannaggia, uso fondamentalmente male Lars e Akuma come non giocherebbero di Street Fighter. Ma che
ok. Ma Bambi Master cosa voleva combinare? A parte nome molto molto strano. Vabbè, abbiamo perso anche questa, ma non importa. Ah, madonna. Michael è un futuro main Lars. Ti ha messi bene. Allora. Oh, ma c'è anche un Nemo. Nemo, allora. Signor Nemo, vuole aggregarsi anche lei a Rocket League? Sì, sì. Perfetto, madonna quanto lo sento basso Nemo, aspetta. Ma che succede? Madonna, io ti sto, giuro, sto impazzendo coi volumi di sto gioco, di sto PC. Parla? Prova, mi senti? Più o meno, sì, ti sento. Mi senti? Credo che sia la musica il problema, non lo so. Vabbè, ti sento bene. La mia voce si confonde con la musica. Ah, perché la musica forse è troppo alta, non lo so, non lo so. Allora aspettiamo qua Nemo, dove sei? Eccolo qua. Uno dei pochi PG di cui so fare le combo e non ne spammo solo una, abbastanza noioso. PS, ciao Nemo, dice Michael. Tanto io vi ricordo, perché è giusto ricordarlo, quindi ve lo ricordo, che potete spammare così, guarda qua, l'icona del canale, guarda, probabilmente farò un messaggio che ogni tanto comparirà così, perché almeno non spammo. Nel caso voi facciate la sub come con tutte le altre cose che sono successe, quindi grafiche, suoni di Halloween. E oggi Nemo, no Nemo, Doc mi ha dato un'ideuccia carina, metterò dei suoni riferenti a The Lady, presi da The Lady, quindi... Siamo persone orribili. A giorni metterò questi suoni, domani magari li cerco. Pronti? Guarda che bello che sono, guarda che bello. Cosa stiamo giocando? 3 contro 3 normale forse questa. Okay, sì, senza piombo anche volendo. Cioè... Oddio no, ho sbagliato. No, ma lagga anche a me in questo momento. Oh. Se mi beccava Kuma mi diceva già Doc o qualcosa del genere. Mi devo fermare un secondo qua, video. Ok, ci piace. Ok, ho visto una vettura verde film. Sbagliato. Lagava un sacco anche a me, adesso non laga più. Perfetto. Oh. Era una bella idea. Ci ho provato. No, porca miseria! Ritorniamo indietro. No! Troppo alta! Vai Doc! No, vabbè! Vabbè, cosa ho visto? Prima usavo anche Chun. Chun-Li. Ah, Chun-Li. Ma ti parlo 10 anni fa, adesso fa combo abbastanza. Ma Toma, tu 10 anni fa giocavi a Street Fighter. Quanti anni avevi, Michael, 10 anni fa? Sei del 97? 2007. C'ha 10 anni, eh? Giusto, madonna, ma già 10 anni sono passati. E ogni tanto succede. Che brutta roba. Lo streamer invecchia, quindi... Mamma mia, che brutta roba. No, ma... Vabbè. Buttiamola via alla vecchia maniera. Non ho capito più nulla. Qual è la vecchia maniera? Andiamo, no, per capire, perché... Mi sa che non l'abbiamo capita nessuno. Perché si è messo in mezzo a film e l'ha colpita prima lui alla vecchia maniera. In realtà è stata la vecchissima maniera, quella facciamo il passaggio indietro. Ah sì. E si abbracciamo poi. Ho visto un avversario entrare in porta, ma nel vero senso della parola. È entrato in porta. Madonna, se stiamo giocando male, aspetta, va, fammi riprendere la situazione qua. Ah, poi non ho capito, a me mi lagga, ma non capisco se... Ho dei problemi pesanti. Non lo so. Croccante. Sorprendentemente croccante.
Giocavo a Tekken 3 e avevo 5 anni, madonna, Michael. Mamma mia. Cosa usavi a Tekken 3? Adesso mi dirà Eddie, come tu. Lo penso anch'io, io... C'è qualcosa mi dice Eddie, però mi vorrei pensare di un simbolo. No. Ulla. No ragazzi, la cosa è lunga. Barata. E adesso... Guarda, ecco, vedete, usavo solamente Xiaoyu. Anch'io, Michael. No. Anche io ero main Xiaoyu. Ecco, è di culo mancavo questo, però l'ha pensato. Perché già all'epoca si potevano fare le mandracate con Xiaoyu. Anche il salto, quello che ti salta praticamente da sopra la testa. E no. Hanno fatto una bella rabbia. Ma spero stia arrivando un croccant shelter, ma non lo so. Mi dice che ha chiuso il gioco, quindi magari sta arrivando un croccant shelter. Rossissimo. Speriamo. Ma Michael, tu che sei da PG veloci, un low, un lì, niente? Ah no, lì l'hai messo, ok, scusa, lì l'ho messo adesso. Porcaccio mondo. Edo, ma buonasera. Prossima volta porto GTA, raga. Che GTA girava bene, GTA. Prossima volta GTA di pomeriggio, tanto ormai uno vale l'altro. Quindi Ghost Recon lo giocano in 3. Rocket League lo guardano in 3. Nemo, cosa è successo? Non lo so, sembrava tipo la catapulta infernale. Li vediamo. Ma si sono disintegrati a vicenda e poi è arrivato lui 4-4. No, io sono esploso. Ah, ok, sei esploso, ok. Siamo in due, tutti e due saltati in aria, però alla fine siamo cavati noi. Para pa pa para pa 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 pa. Torno indietro. No! No, eccolo il no. E anche io lo credo bene, Edo. Mannaggia, si sente poco i suoni. Ladies and gentlemen, l'autogol come l'ultimo. No, ma raga, ma voi mi state dicendo che si vede bene. Vabbè, io mi fido di voi. Ogni volta che vedo, ma devo alzarlo poi dopo. Lo alzerò poi. Uno ci ha provato a fare l'azione cosmica. Io ho guardato come si vede la live, ragazzi. Io. Che la faccia a farla live. Ma che ne sanno quelli che... Cioè, faccio Minecraft, si capisce di più probabilmente. Però poi vi dite che si vede detto bene. Fin dall'inizio di giocare a Minecraft, no. Che evitavo di giocare a certi giochi, però effettivamente... Guarda, se tu avessi iniziato a giocare a Minecraft, probabilmente avresti avuto a che fare con biscotti voraci nelle pubblicità. Madonna, no? È vero. Quindi è occhio, tutto pieno di cioccolata. E poi avresti detto tutto pieno di cioccolata. Tutto pieno di cioccolata. Facciamo un cambio. Madonna, di... ma effettivamente adesso Minecraft esiste da veramente tanto tempo. Come puoi ancora fare gameplay? Io ho visto veramente c'è un gameplay di qualsiasi cosa, però... Beh, continuano a uscire mod nuove. Sì, ho capito, ma non ti stufi a craftare ogni volta a partire... adesso andiamo nello spazio, craftiamo la cosa per lo spazio. Cioè, basta. Dopo 10 anni ancora craft. Abbiamo poco a poco perso, ma non importa, perché l'importante è partecipare e far vedere una live di qualità con la grafica wow. Si vede in modo decente, non fa né schifo né chissà cos'altro. Sono io che c'ho i complessi, Michael, evidentemente. Cassa acceleratore era. Ma questo ce l'avevo già. Il topper di Deadmau5 ce l'avevo già. Quindi... Forse l'avevi scambiata. Non lo so, però la vendo. La scambio, la faccio cose. Ma mi fido di voi. Vediamo un po'. Non mi fido di voi, fammi andare a vedere. Sì, insomma, va bene, mi fido di voi. Questa la giochiamo bene, dai.
No. Scusa. No, vai tranquillo. No. Ok. Ok. Ah! Lo scusa, colpa mia. Ma ah, finite di spingermi. No! Che culo. Che culo. Nato. Oh. Santo palo. Santo palo. La traversa, porca miseria. No, ho sbagliato. No, l'ho ciccata, però l'ho presa nemmeno, va meglio così. No. Bisogna un attimo di un turbo 5 secondi. Dai, vabbè. Sì. Vabbè, vabbè, va bene così, va bene così. Oddio. No, ho sbagliato. No, Doc. Ma no. Doc ogni tanto va a prendersi da bere fuori. Eh sì. Ce ne va, dice, oh, io vado a prendere. Uccide assassine, capito? Uccide l'aria. Sono quelle uscite assassine. Che se veramente il tuo portiere si mette a fare delle uscite del genere, minimo minimo lo prendi a fucilate alla fine del tuo tempo. Ok, lui c'aveva fortunatamente il turbo. Bella. Bella. Tanto lo sapevo che lo prendevi, non importa. Ah. No. E no. Ma fortunatamente loro la respingono. Sì, sì, è meraviglioso perché... Vado io, voglio andare... Da niente. Vai, tu. Dove andiamo? Io vado a porta, facciamo. Mi è presa la docchite e niente. Ma perché? Ecco appunto, dicevamo. Beh, niente paura. Meno male che c'è Nemo saracinesca. Abbiamo Air saracinesca. In realtà mi trovo lì per caso. Abbastanza. Ecco, Nemo botta di culo saracinesca. Ma questo come volava? Ok. No! No! Cosa avete fatto? Io non ho parole. Chi è stato quello che ha lanciato la porta, la palla in porta? Io tu. Ero di là, visto che stavo andando verso di me, ero uscito per prendere la palla. Tu prima ha deciso di fare un passaggio al portiere che non passaggio al portiere che non era in porta. Poi. Epic fail, mi dice Mike, questo... Madonna. Questa è la condivisione di un solo neurone che ogni tanto ci sta, cioè il neurone in comune che ci fa fare la stessa idea. Ogni tanto va al comune e chiede che cambi di residenza. È mezzo gaudio soprattutto. No. Vabbè dai, recupererò facendo io un gol. No! Vabbè però tu in porta c'eri. No. Sì, c'ero, però le parate, li rimbalzi così ancora non riesco a prenderli. Oh you can... Aspetta, come si chiama questo? You can call me poppa! Oh, la gente che gioca a Rocket League è fantastica. L'altro giorno abbiamo beccato uno con la... che si chiamava... Luke Skype Walker. E aveva la faccia di Luke, però a forma di Skype.
Mi ricordo quando ancora uscì Tekken 4 nelle cabine arcade, lo reputavo un gioco bellissimo fino a quando non lo giocai su PS2, effettivamente era un po' lento. Ottimizzato un po' maluccio. Madonna. Scusa Doc, continuo a guardare la palla e non guardavo te. Sì, infatti. Io volevo cercare... No, mi aspettavo un tiro, invece niente. Dai, l'avevo parata. Ragazzi, è stata una mezza orgia quella. Sì, Michael, Luke Skywalker, ti rendi conto? Ma ci sono nomi bellissimi su Rocket League, c'è gente che veramente si impegna. E You Can Call Me Poppa mi piace un casino, deve essere italiano sicuro. No, non per forza. Ma allora lo dico, hi Poppa! You are Italian? No, ci ho segnato l'altra volta. You call me Poppa, basta però. Poppa basta, eh? Sei forte, ma basta. Si sente proprio a tratti, si sente... Oh, ma... GG Poppa, non so GG. Non riesco mai a capire. Vabbè dai, adesso la prossima la facciamo che giochiamo veramente bene, dai, stiamo facendo sì, schifo. Allora vado a sostituire, mi faccio sostituire da qualcun altro. No! Qui siamo messi male. Madonna, siamo... abbiamo vinto. Sinotic, intanto salutiamo Sinotic che ci sta osservando e non ci sta commentando, ma non importa, perché anch'io sono stato ai tempi uno che guardava Twitch in modo passivo. Un giocatore. Un guardone. Sì, uno stalker. Ah, un lurker. Oddio. Sì, adesso torno indietro. Mi sono fatto la mia gitarella nell'area avversaria. Ora torniamo indietro, tranquilli. No. Ma che fisica ha avuto sta palla? Non ho capito. Ma che ne so io? Voi dovete dire a me. Madonna, se stiamo giocando male. Ma... no, l'avevo preso. Hashtag call me poppa. Hashtag andiamo a ritirarci perché stiamo facendo schifo oggi. No, che cavolo, l'avevo presa e questo qui è andato più in alto. La... ci manca Kuma. Kuma era l'arma segreta. Kuma. Sì. No, adesso mi impegno io, va. Adesso mi impegno. No, maledetto, l'avevo quasi presa. Vabbè. Ma ancora con Poppa? Già. Ciao. Ah, dai. Ah, no. Guarda come ce la facciamo far gol così, Io c'è posto? Dice Joe. Sì, c'è posto. Ciao Edo, alla prossima. Sono io l'arma segreta, però utilizzando la voce di Kuma. Dai, va bene Joe, dopo ti invitiamo. No. Dai, vabbè, ma così, dai. Ah! Basta, arrendiamoci. No, non si può. Sono sconfortato perché non abbiamo mai giocato così male noi. Per quanto facciamo tutti schifo, non abbiamo mai giocato così male. Continuiamo a schiantarci fra di noi. Oh, questa volta Doc è uscita una parata epica. È riuscito a fare una parata. Distruggito perché non c'è stato, non ha rimbalzato, quindi ho potuto fare la finezza. Ok. Di nuovo in mezzo. Buona. Accidenti. Speravo fosse in posizione. Non avevo abbastanza turbo per avvicinarmi. E l'ho usato tutto quello che avevo. Ah! Volevi? Ah, ma alla fine è arrivato il compagno. No, come fanno queste cose? Come fa a arrivare così in alto? Io faccio la cheerleader, vai Michael, tira fuori i pompon. Come cavolo fa arrivare così in alto? Io non sono capace. Ma per niente.
Dai, sto qua in porto? Ah, no, ok, vai tu. Sì, resto io tanto, porto dietro. Sono capace di fare il giovane, ma lui niente. Niente, niente. Ma porca miseria. Sì, appunto, che parata. No, l'avevo preso. Io l'avevo presa. Uomo partita Sky, Poppa. Poppa sta facendo il bello e il cattivo tempo. L'avevo presa. Poppa fa solo tutto lui. So, io lì ho provato a fare un gol, ma l'ha sono, sono senza me. Parole, stiamo perdendo da fare schifo, no. Lo sapete, vero? Best team della vita Eva. Siamo il team più forte. Ci temono, per questo vincono. A voglia. Salvatore al 5-0, partite. Mi sa che non... Andiamo... Basta, abbandona la partita, non gliela do la soddisfazione, abbandonate, abbandonate e chiamiamo Joe, dai. Abbandona, abbandona la partita. Gol, abbandona, abbandona, basta, mi hanno rotto. No. Phil, prima che andiamo mi metti in stanza. Ma guarda, per ora giochiamola così, se no è un casino. Già il tabare mi incasina. Vieni a giocare così, senza la voce che... Ma dove sei però, Joe? Non è neanche acceso il gioco, Joe. Joe, mi devo arrabbiare, Joe, devo venire lì, eh. Dove sei, Joe? Ti invito. Ok, bravo, Joe. Bravo, Joe. Ma che tamarra... Quanto tamarra è l'auto di film? Hai visto? Non mi piace. È bellissima! Allora, facciamo vedere le mie auto mentre apre il gioco. Allora... Abbiamo questa... Abbiamo questa... Abbiamo questa... Ah giusto, aspetta... Abbiamo questa... Ah, c'è Gio, ok. Abbiamo questa... Questa, di Batman. Che volendo lo potrei anche provare. No, andiamo con la classica qua. Ah, l'ho impostata. Ah, non l'ho impostata. Quell'orologio cucù, così trasghe e tamarro. Guarda, questo orologio cucù non è solo trasghe. Fa diventare le auto molto più veloci e forti. No, non è vero, è solo trasghe. Però di un trasghe figo. Guarda che bella questa immagine qui, tutti insieme, appassionatamente. Film, comunque dobbiamo fare una sessione in cui parliamo di Stranger Things che ancora... Oddio, non... è vero, beh, oddio, non possiamo parlarne in live, la gente penso l'abbia già visto. Vabbè, noi lo scriviamo, parliamo di Stranger Things, mi piace come cosa. Jizz lagga. Ma laggano tutti. Laghiamo noi tutti in realtà, raga. Carina, siamo a 100 di ping. Siamo tutti alti di ping. Madonna, sì. Pingiamo un botto. È esploso un'ora dopo quando l'ho colpito sto tizio. No, siamo alti, raga. Chi ha la pecora nera o la mela marcia? Ma non è con l'host qui? No. Qui non funziona con l'host, almeno, se non mi ricordo male. No, tutti quanti ci siamo andati, ragazzi. Eh sì. abbiamo commesso questo errore. Fare un passaggio lì. No! Però vabbè, dai, ping, ma più o meno va bene, dai. Ok, io e Nemo ci stiamo dando fastidio a vicenda.
No. Ok, sarà praticamente in mezzo adesso. Oh, ce l'abbiamo fatta. Con secondo enorme fatica. Para praticamente. Para e segna, quindi vabbè. Come che parate? Eh sì, vabbè, sono buttato uno. Ma giusto Gizzo. Raga, dobbiamo arrivare almeno a 10 persone che visualizzano. Perché se sono in live i ragazzi di Popsicle Brass dopo, li ostiamo e loro praticamente cos'è? Che se hanno 10 persone si vede l'immaginina dell'host. Mm-hmm. E io come i ragazzi di Popsicle Brass, che ex retro players. Sì, li conosco. Infatti sono molto bravi. Infatti abbiamo stretto amicizia, ultimamente chiacchieriamo, eccetera. Ah, sono contento. Mi chiamano Phil col mio vero nome. Bello, bello. Se vuoi ti do le coordinate del loro TS. Sì, no, ma guarda, tanto dopo li ostiamo dopo la live. Però dobbiamo arrivare a 10 persone così viene visto, dai, che sono contento. Così ci conoscono. Anche perché Fracker se lo merita, è rimasto. No, sono bravissimi questi ragazzi qua. Infatti sto guardando ultimamente le loro live, anzi. Tanto dopo li hosto, quindi stavo per dire andate a seguirli, ma dopo li hosterò. Se sono ancora in live, penso di sì. Un'ottima idea. Popsicle Bros sono veramente. No, ma sarebbe entrato già questo. Hai toccato. Io poi gli altri ragazzi, io conosco solo Fracker e Manu, ma li conosco pure di persona. Grande, allora dai, dopo li andiamo a salutare tutti insieme. Figurati, dai, andiamo a salutare. Li conosco proprio. Gli altri due, quelli che si sono aggiunti al roster, tolto Sansa, non li conosco. Madonna, l'abbandono di Sansa quanto mi ha fatto penare sta cosa. Mi è dispiaciuto un sacco. Ah, io poi ti devo raccontare una cosa. Va bene, dopo, però ovviamente off. Ah, sì, dopo la live, perché. Sì. Mo che è caduto il discorso. Te lo dico. No, ma io li seguo, cioè io in un'estate mi sono guardato praticamente tutti i loro video. Mm-hmm. Che mi ero perso. Hanno una cultura videoludica della Madonna. No, sì, sì. Ci voleva Gio per avere. Non è vero, siamo forti tutti, non è Gio. Guarda che abbiamo fatto gol tutti quanti. Facendo tutto sì, io. Tranne io. Guarda, e poi Nemo ha fatto due gol. Io niente, no. Io sono la pecora nera di tutto, vedo. Esatto. Quella pulla. Che cavolo. Torno indietro. La palla fa. Ritorno avanti. Torno indietro. Hai visto? Who defend? Noi. Noi quando capitiamo. Quando capitiamo noi, Ciz. Non ci capirà mai in italiano. Senso. Stai calmissimo, Ciz, che vengo lì. Invece per te? Che cazzo? Ah, perché ha solo bot. Solo cocco. Ops! Yeah! Doc, a te va la mia consolazione. Michael è. Grazie, Michael, gentilissimo. Supporter. No, vabbè, ma d'altronde lo so, sono una capra sto gioco. Perché cioè, gioco giusto con loro. Non so, sono peggio qui o a Tekken? È il quesito del. Il nuovo enigma della Sfinge. Mi fate fare. Oddio, la luce. Boom! E vabbè, non c'ha nessuno lì, è rimasto da solo, guardalo! C'ha tre botte, povero Jitz! Povero. Pur Jitz! È rimasto da solo. Ma porca miseria, pure quando. Pure per botte. Le trovate. Ma che te frega, nessuno è forte forte. Sì, no, ma giusto per togliermi quell'aconico 10, capito? Quello 0-0-0, fare qualcosina di più, che ne so. Ecco, palla allontanata. Quindi ragazzi, dai, la missione fino a fine live è di riuscire a raggiungere almeno 10 persone che ci guardano.
così facciamo un host carino che a loro fa piacere. Nel momento in cui si raggiunge le 10 persone si smette di fare live. Sì, no, cioè, va bene. No, perché l'altro giorno li ho stati, mi hanno detto, no, cavolo, per un numero non ricevevi l'immaginina in live. E quindi... No, ho sbagliato. No, porca miseria. Ho sbagliato tutti. Rabbia tremenda. Rabbia, frustrazione e ansia. Era una palla che poteva entrare. No. Dai, almeno questo... Ok, finito. E tra l'altro sto Giz gioca League of Legends all'immagine di Jin non è di Tekken. Ah, ho fatto la battuta. No, vabbè, probabilmente gioca League of Legends, sì. Come fai a conoscere i personaggi di League of Legends? L'ha detto Michael. Ah, ok. Ah, ok. Ok, e allora è tutto così. Allora lo accettiamo come sì. Ok, l'ha detto Michael. Siamo a 7, raga, siamo a 7, dai, missione di oggi è arrivare a 10, dai. Almeno a 10, no, noi ci arriviamo solitamente, solo che è venerdì, e venerdì cosa succede? Che la gente non c'è. Ciao, Jory Pack, grazie per guardarci, dai, che se arriviamo a 10 ostiamo i ragazzi dei Popsicle Brass, che... Così, vediamo la loro reazione, dai. A chiedere la rivincita, Jinx, lo abbiamo chiesto. Va bene. Chi se ne frega, ma chiunque la chiede la chiede. Orso, non poniamoci questi problemi. No, infatti è con noi. No, non è vero. Ma no, siamo in 4, non può essere con noi. Megalaki! Oh, vedi. Ecco, avrei fatto gol in questo caso, ma siccome... Buonasera a todos, buonasera a te, Mega. Non ci sono gli avversari, non conta. Mega, non ti azzardare ad andartene, dobbiamo arrivare a 10 persone e a fine live... Ostiamo i Popsicle Bros, che sono dei ragazzi, come dicevo prima, fanno delle live, ma più che altro sono conosciuti su YouTube come Retro Players, che non sono più Retro Players, e niente, ultimamente ci chiacchierò molto, sono simpaticissimi, mi hanno detto che se arrivo a 10, quando osto con 10 follower, compare l'immagine, comunque, insomma, cose. Io temo di essere uscito dalla vostra. Sì, ah. Sei stato rimpiazzato da un bot. Ci aspetti o vabbè, allora perché ormai è cominciata. Sì, andate. Non so se ti fai entrare, se provi a unirti, dato che è un bot. Prova a unirti in partita, che è un bot. Sì, ci provo adesso. Dai. Provo a fare da qui, aggiungiti alla partita, una cosa del genere. Un po' finso. Ah! Bella Mega! No vabbè, non vi obbligo, però è una cosa carina, voglio vedere come reagiscono i ragazzi. Purtroppo, allora, ho il problema più PC che non so come risolverlo. A sto punto mi sa che mi toccherà far Fortnite, che mi gira decisamente meglio. E pensare che l'ho disinstato l'altro giorno. Mi fa piacere che abbiamo un ping di... che... ultra mega spaziale, praticamente. Ma infatti che è sto ping, raga? No. E non lo so, Nemo. Il problema. Gli ID player si mettono a scaricare i porno mentre giocano. Dei mule mentre giocano. Ma è un ping fastidioso perché non dovremmo averlo. La live è tutto bene, no? Sì. Non dovrebbe. No, che cazzo. Vorrei che sia io perché stiamo facendo la live, ma non credo. Ma da quando qua? Scusa. Ah, stato il robot. Sì, io stavo andando dall'altra parte. No, non è vero, è l'altro tizio. No. Ah. No. Vai Doc, sei tutti noi! Bella Doc! Grazie Joe Metal! Bella Nemo! E dai Nemo! Come stai Megalaki? Sto testando un po' di giochi da fare il pomeriggio, la mattina Overwatch va più che bene finché non mi stufa. Però purtroppo non so cosa fare il pomeriggio e ci vuole un gioco un po' leggero perché... Per qualche ragione non riesco a streamare più a una qualità come si deve. Devo risolverla questa cosa, magari già dopo chiacchieriamo su questa cosa, ma non credo che ci sia molto da dirsi, perché tanto è Rocket League, è il mio PC, quindi non è... Ma poi Rocket League gira, dite che gira bene, quindi mi fido. Doc è molto più...
molto più rassicurante. Sì, no, ma perché ho visto che stavo facendo una manovra azzardatissima mentre erano nella nostra area. Quindi... Ah, ok, non era riferito alla mia area. No, ok. Mi era preso malissimo. A me prende malissimo. Ti ha fatto il gol il bot comunque. Sì, mi sento una persona triste. Io avevo provato a saltare, ma a quanto pare ci siamo scontrati tutti in volo. Sì, è successo un'orgia in aria, una cosa del genere. Roba Mega, da Mega ha scritto una cosa interessante, mo ti leggo, eh. La questione 1080, sì. Sai che mi viene il dubbio effettivamente su una cosa, dopo devo controllare. Finiamo la partita e controllo. Sì. Adesso poi leggo anche cosa ha scritto Mega Lucky. Madonna, scusami Gio, perdonami. Ritorno indietro. Ok. Prendo bot da destra, da sinistra. No, ragazzi. Ci siamo. È quasi sotto alla mia porta. No. Ok, preso. La buttiamo un po'. Io sono Mister 20 punti. Non faccio altro che fare. Palla allontanata. 20 punti. Poi altra palla allontanata. 20 punti. Ok. Risultato sono a 60 punti adesso. Ops. Mannaggia la miseria ladra. Ecco, altri 20, dai. Toc, ti aiuto per diamine. Che diamine. Ti ho usato per prendere la palla, non ci sono riuscito. Sì, ma io non lo so. No, vai mattina. Tranquillo, allora. Di pazienza. Io cercavo di fare manovra. Io cercavo di colpirti per farti colpire la palla. Sì, e io volevo spostarmi in quel momento. Adesso leggo il messaggio, Mega. C'è un po' di eco. Oddio, che sono io un'altra volta, ragazzi. Non lo so. Ragazzi, ragazzi. Sì, forse sì. Sassa. Okay. Sì. Miau. Porco cane ladro. Mi sa che arriva da te. Ecco, è ottimo. Proprio mentre sono in partita e mentre sono... Ma da cosa... No, probabilmente perché mette il volume alto delle cuffie, film. Perché... Ah, ok. Allora parlo sottovoce. No, ma si sente la Madonna, ma si sente tantissimo. Si sente ancora, ma... Madonna. Sì, un attimo. Lo risolverò. Vai, ferma. No, cosa è successo, ferma? No. Non mi posso portare in questa maniera. Ho sbagliato a porta vuota, incredibile. Sì, veramente. Non volevo colpirla troppo perché sennò saltava. No. Cosa? Boom. Dai, veramente dobbiamo perdere così 2-1. No, che brutta roba. GG. Sono un po' più triste adesso. Oh, che brutta roba. Vabbè. Vediamo un attimo. Una cassa. Allora, dicevamo, leggo un attimo il messaggio di Megalaki che... Aspetta, vado soltanto un attimo nel menu principale, così risolviamo tutti i problemi. Riguardo il tuo stream, ho notato ora che mi fa settare 1080 come qualità, deduco che lo scale di OBS sia assestato su 1080. Il mio consiglio è di metterlo a 1280x720, perché si vedrebbe meglio. Ieri ho streamato PUBG e si vedeva bene con 5000 di bitrate. Allora, io ti dico come l'ho impostato la questione qua. Allora, tu dici di metterlo... 1280x720, l'ho fatto in realtà, perché come output è... No, aspetta, era in video... 1280x720, è la risoluzione base e la risoluzione output è scalata in questo modo. Non so come mai, forse il bitrate... Perché è basso il bitrate? Perché ce l'ho a 3500 bitrate? Si è abbassato il bitrate. Per me sembra alchimia pura quella che sta dicendo lo streamer, ma non fateci caso. Allora. E tra l'altro non doveva essere su avanzate. Fermi! Fermi tutti! No, ma io non posso riavviarla live. Mm-hmm.
Io vi devo abbandonare un attimo. Ah, ok, Nemo. Allora, ho messo 5000 di bitrate, vediamo così come va. Film, ti sposto Geo Metal qua? No, per ora no, perché tanto poi ci si incasina con le voci, rimaniamo noi che già ce l'è con un po' di cose. Scusa Geo Metal, ma rimaniamo per ora così, che già ci sono i problemi della live. Quindi Nemo, tu vai? Sì, sì, va. Ok, torniamo io e te. Perfetto. No, aspetta, Geo Metal dov'è? E su, lo sposto. No, dico nel gioco. Geo Metal. Io risoluzione base 1088. No, ma mi sa che è per il bitrate che si è abbassato. Vabbè, Geo Metal è scomparso, giochiamo noi. Mm-hmm. Ok. Dai. Gianni e lo Stanlio e Olio di Rocket League praticamente. Cosa? Ah sì, scusate. Okay. Però prendiamo uno schifo, è quella la cosa allucinante. Ho 30 di FPS, ma perché 60 non me li gira bene. Allora facciamo così, le varie prove le faccio poi domani con calma. Perché se per fare le prove adesso devo riavviare tutto e no. Però ho messo più bitrate, quindi forse dovrebbe vedersi meglio. Non so perché era 3500. A sto punto forse anche più BC e risolvo il problema così. Perché io avevo come bitrate 5000. E tra l'altro è messo in avanzata, scusa Doc. Niente. È messo in avanzata l'output, invece non era in avanzata prima. Non lo so, sono successe cose, non vorrei che si sia tipo riavviato. Quando ho fatto l'aggiornamento di OBS. Si vede meglio adesso, raga? A me sembra che si veda molto meglio. Non lo so, a me mi si è bloccata la live. Sì, domani mattina. Tanto domani mattina non faccio live, faccio le prove. Come ti sei bloccata la live? No, nel senso su Twitch mi si è bloccata al momento la live. Dopo la refresh la pagina, vediamo. Ah, ok, ok. Ma solo che secondo me stiamo in partita. No, vorrei, certo. Di fare troppo casino. Com'è? Si vede meglio? È più fluido, vero? Vedi. Ma forse posso tornare a fare più PG allora. Infatti diciamo, perché non mi funziona più bene la live? Non ho mai avuto così grossi problemi, anche Overwatch effettivamente si è abbassato parecchio. Sì, mi sa che è colpa dell'aggiornamento. Dannato programma che usate voi per streamare. Madonna, streamare. Quanto lo odio OBS, non ho idea. Ogni giorno se ne esce con un problema. Poi provalo un secondo così vediamo come va. No, quello lo faccio domani con calma, perché devo settare un'altra cosa prima di fare. Intanto facciamo gol. E vai. Però no, si vede meglio. Ora non ci sono proprio storie. Fammi vedere. Ho permesso. Ah, anche a me si è tipo. Dai che siamo a 9 persone, dai. What? Are you serious? Sì. Cosa ho fatto? What? Are you serious? Sì. Oddio, si sente l'audio della live. Oh no. C'è qua. No, perché ho refresciato la pagina e si sentiva l'audio. Ah, ok. Io ritorno indietro. Si vede molto meglio. Manca il decimo, dai Michael, dai tutti. Michael, creati un account fake. No, vabbè adesso. No, vabbè, adesso vediamo. Comunque, dai, sono contento. Anche se arriviamo a 9, fa niente. Sì. Ma non è tanto per. Perché voglio togliermi questo sfizio di fare l'host con 10 persone. Che. Mm-hmm. Sti ragazzi che mi scialo ogni volta. Cioè, sono ancora in live, perché magari non sono più in live. Non lo so. Non sa cosa fare sto tizio, lo aiuto io, hai visto? C'è un po' di eco ragazzi, ma tranquillo, è normale. Magari Doc, come lo risolvi il problema? Di solito? Cosa? Come lo risolvi il problema dell'eco di solito? Dopo lo risolvo, cioè, ti abbasso il volume. Ah, ok.
il calcio, oddio, spettacolo. Cosa è successo? Ho fatto una roba bellissima. Ma poi mi gira anche meglio il gioco. Probabilmente ne risentivo. Oddio, non si sente l'audio di chi ha ostato. No. Non so chi ha ostato. Madonna, non si è sentito nulla. Ma che sta succedendo al mio PC? Grazie per l'host, chiunque tu sia. Dai, Dialog, sei stato tu? No, ma non si è sentito l'host. Scusami, Sì, sì, è lui, è Guido che ha ostato. Grazie, Guido. Non si sentiva l'audio. Vabbè. Sistemeremo tutta sta storia qua. Non vi preoccupate, lo faremo. Io, è ricominciata la partita, io stavo fermo. Siamo a 10? Siamo a 10? Siamo a 9 per ora, io vedo 9, non importa. Vediamo a fine live, io fino alle 6 e mezza vado, quindi faccio la live fino alle 6 e mezza, ma 6 e mezza, se siete 10, probabilmente l'host delle 10 persone andrà a buon fine. E ci scassiamo con i commenti. Altri 20 punti per me. Wow. Però madonna, va molto più fluido. Ah, hai salutato Paliuz, grande. Come sta il signor Paliuz? Stiamo facendo un ping umano. Questa è la cosa meravigliosa. 30 seconds left on the clock. No! Ok, ok. Ok. Boom! Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo adesso. C'è Dante. Oh, Dante. Ivan, Ivan 04, lo salutiamo. Jory JPack, lo salutiamo calorosamente. Megalaki, Michael. Grazie a tutti quelli che anche non stanno commentando. Mi piace salutare anche chi ci sta solo guardando. Sono stato anch'io un guardatore di Twitch passivo. E uno spettatore, sì, è il termine giusto. È abbastanza giusto. Vai tranquillo, Michael, vai tranquillo. Non ti preoccupare, ma adesso era un giochino questa cosa dei 10. Visual, nel senso, se a fine live riusciamo a ostare con 10 persone, facciamo l'host con l'immagine. Poi non lo so se grande Michael che ci tiene. Vai. Comunque no, scherzavo, nel senso che comunque sono contento che ci siano 10 persone per fare questa storia dell'host, ma se siamo i 5 va bene lo stesso. Li host comunque perché sono bravissime persone e fanno dei video fighissimi. Dai. Tanto per ora ce la stiamo giocando. Dai, siamo tornati forti. Io non ho più il pensiero della live perché sembrerebbe che giri meglio. Facevo le acrobazie quelle belle. Ok. Niente. Era per fare qualcosa, Michael, ma figurati. Dai, che presto verrai a giocare anche tu con noi a Rocket League, a Tekken, a Dead by Daylight, insomma. Ce n'hai da portare. Ah, ecco, vedi, gli altri giocatori sono tutti giocatori da console, da PlayStation, perché sono tutti PS Network. Già, quanto pare. Ah, così, va bene. Dai, Gioio! La squadra con noi adesso è andato nell'altra squadra. Quella Yonoda. Ah, ok, ottimo. Era in squadra con noi nella partita precedente. Ottimo. Madonna, che fame che c'ho, raga. Mi è venuta una fame improvvisa, sai quando... Ma non ho capito. Ah, ok. Dicevo, sai quando hai quella fame improvvisa? Boom. Ma vedi sto aioioia. Ed entra. Mamma mia. Secondo me era il bitrate, raga. Perché adesso lo sto vedendo meglio. Prima lo vedevo cubettoso. Mannaggia, mi sa che era il bitrate. Quindi forse, se siete felici di ciò, farò una prova la prossima settimana.
Forse posso tornare a portare più BG, forse si riuscirà a vedere un po' meglio. No. Scusate se vi sembro ansioso su sta storia qua, però... No. A me piace portarvi ogni tanto un po' di qualità, a prescindere da tutto, anche se la qualità ci ha fatto schifo sempre. Ah, tra l'altro ho deciso stamattina, ops, non devo gridare troppo se non si sente l'eco. Ho deciso stamattina che siccome Overwatch sta andando abbastanza bene in queste giornate, mattine overwatchate, devo contattare in realtà la mia amica, la mia amica che fa la doppiatrice, per fare questa live speciale di Overwatch, appunto. Ha un traguardo importante. Io pensavo fra i 500 e i 1000. Poi vediamo. Quando arriverò a 500 o 1000, farò questo traguardo. E la live sarà molto importante. Perché? Perché lei è la doppiatrice di Mercy di Overwatch. E non solo. Ha anche fatto altri giochi: Assassin's Creed, League of Legends, Warcraft. Insomma, ne ha fatti un bel po'. Quindi pensavo di fare questa cosa carina, dove voi fate le domande alla Chiara, alla mia amica. E potrebbe uscire fuori qualcosa di carino, quindi sai, Overwatch giocato con Mercy di fianco è tutto un altro fascino. Oh, Carla! Madonna, ti si sente? Sì, è l'eco di Doc. È colpa mia. Sì, sono in live. Aspetta, ti devo alzare tantissimo. Io non so cosa sia successo all'audio del mio PC. Tutti li devo alzare, tutti al massimo. Adesso. Doc fa eco. Lo so. A Carla, dice Michael. A Carla. Vabbè, allora, aspetta, carico. Metto le cuffie. Anzi, faccio una chiamata così poi ci sono. Va? Ok, ok. Alisa. Mega lucky. Ci facciamo l'ultima, Doc? Sì, sì, va bene, va bene. Ok. Okay. Scusa, no, ma perché sto cercando di fare. Mi sto silenziando per evitare il ritorno. Vai tranquillo. Tanto adesso facciamo l'ultima e poi. E poi chiudiamo. Ok, come vuoi tu. Me lo mersi. Ed è. Secondo me è una cosa figa da fare. Considerate che di domande ai doppiatori ce n'è quante ne volete da fare di solito, quindi. Lei poi ha appunto recentemente doppiato la ragazza del protagonista di Assassin's Creed Origins, Aya si chiama forse. Quindi è anche carina sta cosa qua di parlare anche di altri giochi. Avrei voluto fare di Assassin's Creed questa cosa qua, ma ahimè non ho il gioco e Ubisoft non mi ha regalato nulla. Se porti Overwatch io ci sono. Ma Megalaki, io la mattina sto portando Overwatch. Anche tu giochi Overwatch, sono contento. Ecco appunto. No, vabbè, in quel caso lì non la farei di mattina, la farei di pomeriggio. No. Anche perché lei. Voi non avete idea quanto sia difficile organizzare un'uscita con lei. Io la vedo al mio compleanno di solito, oppure a Milano. Lei non è di Milano, è di Torino come me. Però o la vedo al compleanno o non la vedo mai praticamente. Quindi, perché ovviamente. Il mondo del doppiaggio ti prende tanto tempo nella vita privata. Ogni due minuti ti possono chiamare per qualsiasi lavoro di doppiaggio, anche dal più sconosciuto alla The Lady di turno, perché lo ricordo, ed è per quello che era uscita l'idea di fare i suoni di The Lady, che lei è anche la doppiatrice di Lona, la The Lady di The Lady, serie di Lori del Sun, freschissima. Quindi ora sapete che Mercy è anche The Lady. Sapevatelo, andate a informarvi, a guardare, a sentire le voci, lo vedrete. E poi è Kindred di League of Legends, ha fatto Bloodborne, ha fatto Call of Duty, uno degli ultimi, quello Black Ops 3 ha fatto. Ah, mannaggia. Shade, ma buonasera Kuma, quanto mi manchi Kuma. Ma secondo me l'audio di questo gioco che non mi fa sentire tutto il resto.
Comunque, da quando ho comprato ste cuffie, l'audio non ci capisco nulla. Si sono sfalsati tutti i volumi, tutti. Mannaggia. Ha fatto Bloodborne? Quale personaggio? Allora, mi ricordo che c'entravano due gemelle. Kuma the Salmon Master, ma ciao. Avevo letto Kuma the Salmon Maccio. Come? Mi sono appena alzato. Allora, signor Tizio. Lazzaro. Da stamattina. Kuma, ma ti fa... ma non ti fai schifo? Kuma, tu stamattina alle 10 hai detto vado a coricarmi un po' perché ho fatto 3 ore di sonno. Adesso ti sei alzato? Kuma, ma vengo a picchiarti. Ma sei scemo, ma non si fa così. Ah, vabbè. Ah, no, no. Grande, grande, grande. Non so che cosa sia successo, ma grande. Ma che la gente sta ferma? Ma la musica si interrompe. Si è fermato Spotify, mi sa, raga. Vabbè, tanto è l'ultimo incontro. Oh, le figliolette di Gascoigne. Sì, credo. Non ho mai giocato Bloodborne. Mi sono coricato alle 5 e sveglio alle 9. Ho capito, ma ti pare che dormi 9 ore di seguito? Stanotte non dormi, eh. Stanotte non dormi. Ammiriamo il gol. No, vabbè. Questo è... questa è sfiga. Letteralmente sfiga. Pesantemente sfiga, sì. E vabbè, me ne faccio una ragione. E vabbè, e vabbè. Mamma mia, ok. Forse ho risolto. Ok, ok. No, ma probabilmente ero io che l'avevo voce troppo alta e mi si sentiva il ritorno. Ripeto, da quando ho preso ste cuffie è un inferno fare le cose per bene, perché sono problemi uno dopo l'altro. Tipo adesso i suoni di OBS, perché non li sentivo? Non capisco. Ho visto che c'era il follow, ma non dell'host, ma non ho... Poi Ankbot non me lo dice, pure Ankbot che non mi dice chi ha ostato. Quindi io mi scuso se avete fatto anche il follow e non mi è arrivato, io veramente mi scuso tantissimo. Mi scuso tantissimo, io non so. Quindi se... Quindi eventuali subscribers hai perso di poter vedere, cioè... Come? E oggi hai fatto qualche subscriber? No, 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 ma mi sembra che non siano arrivati nuovi follow. E si sentono bassi, ma non so perché. Non so perché, perché... dopo controllo. Non ho la minima idea. Ha segnato il boss. Scusate, adesso sentite il volume più forte? Ditemi in chat se adesso sentite il volume più forte. Se è questo, io non ci voglio credere. Cos'era? Aspetta. Vediamo se loro sentono i volumi più forti. Io non ci voglio credere se è questa cosa qua. Ditemi se sentite più forte i suoni adesso. I suoni in generale, li sentite più forte? Comunque due sono le cose. No, allora, i suoni sono comunque bassi. Così li sentite? Vi spiego perché io sentivo bassi i suoni. Perché avevo le cuffie basse di volume. No, non tanto, ok. Io non sentivo il follower, l'host, eccetera, perché avevo le cuffie basse. L'audio delle cuffie
come prima. Perfetto, allora ero io il problema. Ero io il problema, per questo io sentivo Carla bassa, Doc basso. Certo, mi ero abbassato io il volume delle cuffie. Voglio andarmi a rivedere la faccia di quando mi accorgo che sono un coglione. C'è quel momento in cui io sono sicuro e faccio la faccia come dire: merda, sono un coglione. Sono arrivato, è fine settimana, io c'ho una certa età, tante queste cose qua. La faccia di un uomo, lo sguardo di un uomo che capisce che è un cretino, il sorriso di un uomo che conferma di aver capito che è un cretino. Ok, e niente, abbiamo perso 7-1, ma va bene così. Matto. Va bene, dai, su, l'hanno finita, perfetto. Allora, io direi, va bene così, siamo anche arrivati al traguardo 10, siamo arrivati al traguardo 10, dai, ci siamo. Allora, un favore, film, dimmi. Quando vai da loro, digli che ci stavo anche io in diretta. Tanto adesso andiamo tutti insieme. Sì sì. Sì, 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 allora, aspetta, prima, adesso vi saluto per bene, intanto, aspetta, che se no sbaglio come si scrive, oh, ok, allora, io vi ringrazio di avermi seguito fino adesso, vi invito, adesso vi faccio l'host, quello ignorante, appunto, come avevamo detto, ai ragazzi dei Popsicle Bros, che sono bravissimi, ex retro players, tra l'altro, quindi andate anche a guardare i loro video su YouTube, eccetera. E probabilmente porteranno Fortnite. Comunque andatevi a scassare con il loro video, la loro live. Dai, ci sentiamo prossimamente per le prossime live. Grazie per avermi seguito e via con l'host. Ciao a tutti. Ho fatto in tempo a salutare film in diretta.